Yuk 65, 3 dicembre 2020, analisi pagelle dell'incontro di Champions League fra Dinamo di Kiev e Juventus, disputato ieri all'Allianz Stadium. Che cosa dire? La Juventus di questi tempi è una squadra prevedibile, lenta, con un possesso palla sterile. Ieri, al cospetto della Dinamo di Kiev, squadra ovviamente non eccelsa, ha disputato una discreta partita. Solito problema. A mio giudizio, una difesa buona, magari mancante di un'altra alternativa, sulle fasce tutto sommato discretamente bene, con un Danilo che quest'anno sta rendendo meglio fuori posizione che sulla fascia, un Demiral, un De Ligt e Bonucci che formano un bel terzetto difensivo. Solito problema, un centrocampo veramente evanescente, evanescente. Centrocampo che secondo me sarebbe da cambiare in toto. Ieri sera tutto sommato meno peggio di altre volte, ma purtroppo si nota che quando c'è da verticalizzare sugli attaccanti non c'è nessuno che abbia i piedi per poterlo fare. Betancourt, quando si cimenta in un'apertura, lancia i contropiedi delle squadre avversarie, ribadendo che è un giocatore non da titolarità e soprattutto non da Juventus, forse una discreta riserva. McKennie più attivo dei tre di centrocampo. Potrebbe essere un giocatore che con altri compagni di reparto potrebbe dire la sua, perché è cacciatore di palloni ed è molto intraprendente oltre che veloce. Purtroppo accoppiato con gente come Betancourt, come Ramsey, farebbe fatica chiunque. Ramsey completamente assente, completamente assente. Un giocatore ormai, secondo me, in balia di problemi fisici, non prende mai continuità di gioco e quindi, pur essendo stato un giocatore ottimo, sarà sempre un giocatore a mezzo servizio, perché nella testa lui sa che determinate cose fisicamente non può più farle. Davanti, ottimo Chiesa, ha propiziato tutte le reti della Juventus, credo si sia anche sbloccato psicologicamente. Ricordiamo che trovare il gol con una nuova maglia è molto importante, trovare un gol in Champions League ancora più importante, che se la partita di ieri poi contava e non contava. Conterà se la Juventus andrà a vincere a Barcellona con tre reti di scarto o 3-1. Diversamente è stata una partita poco più che un'amichevole. Ottimo Morata, sempre sul pezzo, a delle volte si sacrifica molto per Cristiano Ronaldo. Da fare notare questo: Morata si sta sacrificando per il compagno di reparto. Ovviamente tutti si sacrificano per Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo è il re. Cristiano Ronaldo conta più della Juventus e infatti ha giocato la partita di Champions League inutile e non ha giocato col Benevento dove sarebbe servito. A dimostrazione che siamo tutti sudditi di Cristiano Ronaldo, che per carità è un grandissimo giocatore, ma che ogni tanto si dovrebbe anche mettere un po' più a disposizione della società. Quindi gol di 750 di Cristiano Ronaldo, numeri da 130 reti in Champions League che danno la misura di questo fenomeno, dove 130 reti difficilmente c'è gente che li segna in un campionato, in una carriera in campionato. Lui ne segna 130 in Champions League, a dimostrazione di quanto sia alieno rispetto ai comuni mortali. Morata sempre sul pezzo, Chiesa abbiamo ribadito ottimo, gol di testa, non era nelle sue corde, ma ha segnato un ottimo gol di testa, ha servito poi il pallone, ha fatto la percussione per il gol di Ronaldo, per il tap-in di Ronaldo, e ha servito l'assist a Morata, che ha soltanto dovuto dribblare un uomo e mettere il pallone in porta. Sono subentrati poi Danilo, Arthur, che è un giocatore che onestamente non mi è mai piaciuto, e Kulusevski. Kulusevski è un giocatore dalle movenze
alla Zidane che ha un'unica pecca, non riesce ancora a ritagliarsi il suo spazio in campo. Il problema di Kulusevski non è non saper giocare a pallone, è capire dove stare all'interno dello scacchiere bianconero. Ancora secondo me non ha capito la posizione da cui deve partire, questo deve farglielo capire comunque Pirlo, perché se nel Parma poteva giostrare ovunque su tutto l'arco dell'attacco, qua nella Juventus purtroppo bisogna mantenere alcune posizioni. A 20 anni migliorerà. Quindi una partita discreta, centrocampo, il solito centrocampo scadente, qualche problema dietro, dovuto più a qualche errore dei singoli. Miniamo i voti. Szczęsny 7, ha sciorinato un paio di parate ottime, come aveva fatto anche a Benevento. Purtroppo non può fare sempre i miracoli e respingere tutto. Danilo è subentrato nella ripresa, quindi onestamente senza voto, la partita ormai era già finita. De Ligt ha avuto una distrazione, ma una partita da 6 e mezzo. Bonucci, francamente l'ho visto, lo sto vedendo dall'inizio della stagione male, male, male in marcatura dove ha fatto continuamente fallo, e incredibilmente è stato graziato su un possibile rigore in area della Juventus, perché la smanacciata e la presa per il collo dell'attaccante della Dinamo Kiev poteva essere sanzionata. Quindi 5, Demiral 6, 6. McKennie 6 e mezzo, il più vivace del centrocampo. Ramsey 5, Betancourt 6, è un giocatore da compitino Betancourt. Ronaldo 6 e mezzo, sbaglia un gol fatto prendendo la traversa, ne segna uno che praticamente forse sarebbe entrato lo stesso, sarebbe stato gol di Morata, nel dubbio lui lo mette in porta. Chiesa il migliore, 7 e mezzo, propizia tutti i gol della Juventus, di più da un giocatore di questo non si può chiedere. Morata 7, dall'inizio dell'anno è il giocatore più continuo, è il giocatore più decisivo, 6 gol in Champions League in 5 partite, ha migliorato il suo score già ottimo del primo anno di Juventus, era 5, ne ha fatti 6, tutti decisivi, tutti decisivi, utili per la qualificazione della Juventus in anticipo, ne ha fatti tantissimi in campionato, tantissimi, gli sono stati annullati, secondo me è il giocatore più positivo dei primi mesi di campionato della Juventus. Bernardeschi, il solito giocatore inutile, non voglio neanche dargli un voto, senza voto. Arthur, senza voto pure lui, un passeggiatore col pallone. Kulusevski, come detto, è entrato quando la partita ormai era in ghiaccio, paio di contropiedi, senza voto pure lui. Pirlo 6 e mezzo, tutto sommato credo che in questo inizio di campionato si salvi la panchina per il fatto di essersi qualificato in Champions League, perché se fosse stato ancora in ballo, avesse perso qualche partita in Champions, secondo me probabilmente sarebbe saltato. Che dire? Speriamo a gennaio di andare a prendere rinforzi in mezzo al campo, perché diversamente la vedo grigia e vedremo, al cospetto del Barcellona, al Camp Nou, senza spettatori ovviamente, che cosa sarà in grado di fare la Juventus. Spero che non prenda un'imbarcata, ma quest'anno sinceramente ho paura in ogni partita. Un saluto da Liux65.